Ragazzi, buongiorno. Ci siamo alzati adesso. 58 euro la camera con la colazione, niente male. Eravamo un po' stanchi, effettivamente. Purtroppo tutte le registrazioni di ieri fatte con la Insta 360 sono sbagliate. Non ho niente perché ho messo per sbaglio il timelapse e le ho fatte tutte in timelapse. Non ho ricontrollato, quindi siete fortunati. Andiamo a far colazione, va? Carino, qui siamo all'Orca. Guarda che bello, c'è proprio l'alba stamattina. Qua ci sono anche le terme. Siamo completamente soli, quindi ci facciamo una bella colazione. C'è tanta roba. Mancano le uova. A me piacciono le uova al mattino a colazione quando sono in giro in albergo, però c'è anche poca gente, magari anche questo è il motivo. Cominciamo con queso fresco, prosciutto, una briochina, cioccolata e vai. Un consiglio, quando avete tante belle brioche come queste, bellissime da vedere, ma poi sono dure, non mettetele perché la gente non è stupida e rovini tutto quello che hai fatto solo per le brioche. Perché qui l'albergo è bellissimo, la colazione era fantastica, però quelle brioche erano dure, vecchie. Siamo solo noi, non c'è proprio nessuno. Colazione completamente da soli, sono già le 9. Spero che qui si alzano più tardi, probabilmente domenica, quello che volete, però in albergo qualche rumore l'ho sentito, ma non credo ci sia moltissima gente. Colazione soli. Non ricordo se ve l'ho fatta vedere, qui ho una bella colonnina. Purtroppo Iberdrola non ho la tessera perché era proprio di fronte al nostro albergo. Allora, adesso facciamo un veloce resoconto perché purtroppo i video di ieri sono andati, quindi non so che cosa siamo riusciti a vedere. Facciamo il resoconto del viaggio che poi partiamo. Quindi facciamo il resoconto perché non so se l'ho registrato. Allora, 1848 km in 2 giorni, 321 kW, 174 watt-ora per chilometro. Abbiamo fatto, se non ricordo male, in totale 7 soste al supercharger. Poi comunque ve lo metto qua sopra e vi metto magari anche i costi di quanto abbiamo speso per arrivare fino qua. Solo esclusivamente utilizzando supercharger senza preoccuparci di andare a cercare niente, quindi comodissimo. A spanne avremo perso, sì e no, se calcolo la macchina che avevo prima, mezz'ora, forse mezz'ora in più per le ricariche rispetto a far benzina, perché comunque quando mi fermavo a far benzina, poi parcheggi la macchina, vai dentro, fai un giro al gabinetto, fai un giro nell'autogrill, quindi alla fine qualcosa, io, minimo 20 minuti li perdevi, anche perché io 300 km di fila già non li faccio spesso perché mi stufo. Per cui poi qualcuno mi dice: ma io parto dal nord Italia e arrivo in Sicilia in una tirata, mi fermo solo a far benzina. Benissimo, ognuno viaggia come gli pare. E allora magari non comprate la Tesla, cosa vi devo dire? Non devo convincere nessuno. Per il mio modo di viaggiare è stata fantastica. Devo dire che assolutamente non mi sono sentito penalizzato in nessun momento. Quindi adesso andiamo a goderci l'Andalusia. Andiamo nel Parco Nazionale di Cabo de Gata. Andiamo a vedere un po' di fari, un po' di spiagge, un po' di deserto. Un paesaggio bellissimo, dei bei colori. Guardate che forti queste colline così. Bello, sta zona qua del sud della Spagna non me la ricordavo. Sono passato forse una volta che avevo 18 anni, ma non me la ricordo. Ed è molto particolare. Predominano il beige e il bianco anche nelle costruzioni delle case, delle ville. Ci sono delle belle ville, è pieno di frutteti, tutto coltivato, molto coltivato, anche
se qua non sembra, molto secco. Qui andiamo verso il Parco Nazionale di Cabo de Gata, c'è il deserto, l'unico vero deserto europeo, ed è il posto in Europa dove piove assolutamente meno. Adesso non dico i millimetri di pioggia all'anno, ma praticamente nulli. Andiamo a vedere il mare. Momento polemico. Allora, caro Elon Musk, cari ingegneri Tesla, possibile che non c'è un limite di velocità azzeccato? Cioè, con 5 milioni di telecamere che abbiamo sulla macchina, non potevate mettere un lettore di cartelli stradali? Io in 2 giorni non ho trovato un limite di velocità corretto sulla macchina. Il problema è che se faccio la guida con l'autopilot mi mantiene il limite della velocità. A un certo punto sono comparsi dei 20 all'ora, dei 30 all'ora che non c'erano, la macchina inchioda. Quindi vediamo di sistemare questa cosa, perché è assurda con tutta la tecnologia che abbiamo in questa macchina. Vabbè, detto questo, siamo quasi arrivati sul mare, siamo vicini alla costa, ci stiamo arrivando. Paesaggi spettacolari. Vediamo, colonnina Endesa, Endesa è Enelix praticamente, per cui non sarebbe necessario, ma gli diamo una ricarica così possiamo tranquillamente buttarci in strade stradine senza preoccuparci del... senza preoccuparci del di dover caricare o di avere la macchina un po' giù bassa di batteria per arrivare questa sera poi ad Almeria. Andiamo a cercarla intanto che seguiamo la nostra bella strada. Qua si chiama Endesa, colonnina 60 kW. Con l'applicazione non ho fatto altro che utilizzare l'applicazione Juice Pass che avevo, e quindi ho già caricato 7 kW. Abbiamo intanto fatto un po' di un giro dentro nel Carrefour Express. Questo è un distributore intelligente perché ha capito che bisogna aggiungere la colonnina, che probabilmente non ha neanche pagato lui, gli ha dato lo spazio, perché comunque Enel credo che metta le colonnine, e hai comunque l'afflusso di persone che vanno a spendere, prendersi il caffè, a spendere qualcosa mentre fai la ricarica, tanta roba. E là in fondo ci sono anche un'altra colonnina invece, penso da 11 kW. Perfetto, meno male che c'era questa Enelix, perché ce ne sono altre, però Enelix c'era solo questa ed era decisamente economica. Adesso vado a vedere perché l'applicazione mi dice 40 centesimi, però dentro nel pay per use c'era scritto 35 forse, boh, andiamo a vedere. Comunque va bene, tanto non è che abbiamo bisogno di caricare tantissimo, lo facciamo per più per scrupolo, per intanto far due passi. I really wanted to get it right. Siamo a Moya Car Playa, cucina indiana qui, tutta la costa turistica, però è bello vedere i cactus e le palme. Tesla fuoristrada, se non fosse bassa questa va dappertutto, con la trazione elettrica puoi andare pianissimo, però lì erano alti i buchi, eh. Stavo cercando quella strada lungo, non sono riuscito a farla. Questo buco l'ho preso in pieno prima. Andiamo a cacciarci nei guai. Non resistevo, vedete, quando ho visto sta strada. Vediamo dove porta. Il navigatore dà che c'è strada, quindi magari. Guarda che bello qua. Siamo tornati in Islanda.
nostro problema è che non abbiamo un fuoristrada. Aiuto. Speriamo solo di non toccare sotto. Purtroppo il problema è che la macchina è molto molto bassa. Il nostro problema è quello. Abbiamo toccato sotto. Non è una buona idea venire qui con questa della serie. Mia moglie hanno sempre ragione. Adesso tornerò indietro perché il buon senso mi dice di tornare indietro. Il buon senso seduto alla mia destra. Però guardate che bello qua davanti. Però la strada tanto finisce, bisogna tornare indietro. Però a me sarebbe piaciuto andarci. Però vediamo che il buon senso forse effettivamente dice di tornare indietro. No, ma qua sotto che bello. No, qua io devo venire in moto. Qua bisogna venire in moto. Qui è tanta roba. È davvero tanta roba. La sembrava bellissima quell'angolo lì. Adesso giriamo e torniamo indietro. Torniamo sulla strada normale. Che spettacolo qua. Qui rompi anche le balle. Ho chiuso il buon senso nel bagagliaio e adesso vado avanti. Andiamo avanti solo un pezzo, però qua mi sembra troppo troppo bello. Qua sotto non vedete, ma che spettacolo, che colore. È bellissimo. Che colore meraviglioso. Quello che dico sempre, siamo abituati alle Alpi, al verde, a tutto quel verde bello, ma che barba sempre verde. E adesso siamo qui. Peccato che bisogna tornare indietro per questa torre. Ho capito, sembra una roba industriale vecchia, però. Però ci fermiamo qua, adesso è inutile che andiamo su, anche se la tentazione è sempre più forte. Spettacolo. Adesso vado sulla torre io. Sara non ce la fa, purtroppo. Deve fare ancora un po' di riposo. Ma io vediamo se ce la faccio a salire. È bellissimo qua. Che voglia che avevo di viaggiare. Mi hanno detto che si può continuare ad andare su di là, è un po' stretta la strada, ma è merita. E quindi, guardate che colore il mare. Spettacolare. Wow. Saliamo questa scalinata bella ripida. Qua già tira un'aria. La si entra.
può salire. Adesso salgo ancora qua. Sta molto stretta, è larga quanto le mie spalle. E siamo in cima alla torre. Giù c'è la Tesla. Quella dovrebbe essere Mojacar Playa. Figata. Cerchiamo di non toccare sotto. Ok, passato anche sto pezzo. Piacevolissimo in elettrico perché puoi anche praticamente fermarti e andare su un centimetro alla volta. E soprattutto nel silenzio, non c'è frizione, non c'è rumore di motore, quindi te la puoi proprio godere. Peccato solo l'altezza, che qui ci frega un po'. Qui curve da spettacolo. Mamma mia, mi vedo in moto in queste curve qua. Il mare è piattissimo. Guarda qui. Bello anche in Tesla, eh. Guarda da dove siamo scesi. È un asfalto pressoché perfetto. Qua c'era un po' una strettoia, ho preso un po' l'aria. I temerari. Guarda quanti. Molto carino, andiamo sul lungomare a vedere se mangiamo sul lungomare o quello là. Spettacolo, non vi ho fatto vedere, ci siamo fatti una grigliata e un merluzzo alla plancia, vista mare con un sole che scalda da paura, si sta da Dio. Non sembra proprio che sia il 2 gennaio, sembra essere in primavera, finalmente ci voleva. Il problema è che adesso belli pieni dobbiamo andare a visitare un po', dobbiamo camminare un po', ma non è che riusciamo a camminare tanto purtroppo queste vacanze, lo sappiamo già, quindi... non ce la prendiamo, è già buono che siamo riusciti a partire, quindi va bene così. Tutto ordinatissimo, pulitissimo. Che bello sto parchetto. E gli alberi là tutti tagliati. Una sorta di arena dove d'estate sicuramente, quando ci sono i turisti, faranno magari degli spettacoli, sì. Copriranno per il sole, che bello, veramente bello. Carboneras, qua c'è il teatro, ma lì anche là. Per il discorso di prima, guardate il limite di velocità 20 all'ora. Cioè qui non c'è il 20 all'ora naturalmente. Questi sono i limiti
Se io adesso mollo l'acceleratore, la macchina sta guidando da sola, fa un'inchiodata che fitta basta. Perché in guida autonoma viaggia alla velocità, vedete, 20 all'ora. Io non posso fare di più. Quindi mappe da rivedere. E finalmente siamo arrivati al faro di Cabo de Gata. La vista da sopra era bellissima. Qui un sacco di camper e van. Potevamo stare anche noi nel Tesla van e dormire qui stasera, ma non se ne parla proprio. Non si dorme bene. Però bellissimo posto per dormire. Il tramonto qui, tanta roba, perché il sole viene giù proprio lì davanti. E qui non c'era nessuno in tutta la... in tutto il giorno non abbiamo incontrato nessuno praticamente, perché sono tutti qua, tutti a Cabo de Gata. Niente, il drone è rotto, non riesco a usarlo. Parte il vento forte, ma soprattutto c'è lo stabilizzatore bloccato, quindi non riesco a filmare niente. E comunque il vento, non c'è tanto vento, però quando si alza lui è piccolino e non lo uso da più di un anno, non ho voglia di rischiarlo qui, quindi fa niente. Comunque il posto è bellissimo. Adesso ho messo la giacca e c'è un po' d'aria, però tanta roba qui. Scivoloso, bisogna fare attenzione qua. Bello. Vediamo cosa riuscite a vedere. No, allí en el otro, en la otra, en aquel pico, entre medio, no hay ahí. Allí enfrente. Cercare ad Almeria l'albergo che abbiamo scelto, vediamo se lo troviamo. Siamo abbastanza in centro, abbastanza brutto questo pezzo, era più bello il pezzo del porto. Vediamo se lo troviamo. Vogliamo anche parlare dei consumi, abbiamo consumato veramente niente oggi. 125 wattora per chilometro, abbiamo fatto 165 km da quando ho caricato e abbiamo consumato 20 kW, pochissimo. Tra 200 metri mantieni la dritto e prendi calle sinuose. Ma che brutto questo posto. Andiamo proprio in centro, quello ci stava buttando il bambino sotto. Cavolo, stiamo andando. Quindi siamo 2093 km, 353 kWh, 169 wattora per chilometro. Oggi abbiamo consumato pochissimo, 126, perché abbiamo girato
tranquilli, come avete visto, siamo andati a vedere dei posti, salite, discese, tutto molto bello e abbiamo veramente consumato poco. Adesso siamo in un bel parcheggio al coperto, quindi la macchina è a posto, tranquilla, non la posso caricare, ma non ne ho bisogno, 63%, e poi domani vediamo cosa fare. Eccoci, siamo ad Almeria, facciamo due passi, vediamo un po' com'è, andiamo a mangiare qualcosa. Fa strano vedere le luci di Natale, noi che siamo abituati al freddo col Natale, qua invece. Dicevo, qua invece le temperature sono alte, adesso si sta bene. Molto bella questa piazza. C'è un sacco di gente in giro. Tavoli all'aperto.